Mesi di sit-in, proteste, manifestazioni davanti le sedi di comune, regione e prefettura non sono bastati a salvare il lavoro dei dipendenti di Almaviva Contact. Eppure, dopo l'accordo trovato lo scorso 21 marzo dall'azienda, dai sindacati e dal MISE, sembrava scongiurato il licenziamento nelle sedi di Roma e Napoli. Invece, a distanza di mesi, la situazione è tornata al punto di partenza. L'azienda ha convocato oggi i sindacati per comunicare l'apertura di una nuova procedura di riduzione del personale all'interno di un nuovo piano di riorganizzazione aziendale. In questa procedura è prevista la chiusura dei siti produttivi di Roma e Napoli, una riduzione di 2.511 unità, 845 soltanto nello stabilimento partenopeo. L'unica speranza è appesa ai 75 giorni di trattativa previsti dalla legge prima che i licenziamenti possano scattare definitivamente. Disperazione e rabbia nelle parole dei lavoratori davanti alla sede partenopea. Il problema sono le istituzioni che permettono il lavoro all'estero. La nostra azienda ha ragione, io non me la sento di dare colpa a chi ci sta in questo momento, diciamo, i nostri titolari, assolutamente no. Perché il problema nasce a monte dal governo, non viene rispettato l'articolo 24, non vengono rispettati gli italiani in genere. Cioè ci stanno buttando in mezzo a una strada, ma così, senza motivo, solo perché risolvono all'estero, portano il lavoro all'estero e lì finisce la storia. Quindi, c'ha famiglia, c'ha figli? Certo che c'ho famiglia, sono divorziata, poi conduco io la casa, sto qui a 4 ore e faccio già tutti i giorni sacrifici. Di fatto il governo, quindi il Partito Democratico, non ha risolto il problema principale che grava su tutto questo settore, il problema delle delocalizzazioni. Possiamo inventarci a quel tavolo qualsiasi soluzione alchimistica, il problema resterà sempre, le aziende troveranno sempre più vantaggioso andare all'estero, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni e dei call center. Con un contratto di 4 ore non si arriva nemmeno al 15 del mese. Dobbiamo solamente cercare di trovare le soluzioni a questa ennesima crisi, questa volta veramente forte, che si è abbattuta su questa azienda già martoriata. 4 ore lavorative corrispondono ad uno stipendio di 600 euro in una città come Napoli, dove comunque ci sono dei costi molto elevati per gli affitti, mutui, ma anche per le assicurazioni auto. Noi abbiamo dato, noi lavoriamo, non abbiamo perso la commessa esiste, quindi si adducono motivazioni che non sono da addurre ad altro. Bisogna tornare al Ministero, perché lì risiedono i problemi, ma lì risiedono anche le soluzioni ai problemi. Non si risolve niente se non si modificano le leggi che tutelano il lavoro della delocalizzazione di call center all'estero.